Onorevoli colleghi e cittadini, siamo all'atto quinto di una legge che è partita male. No, no, questa è la quinta riforma, diciamo, delle province. Lo ricordo bene perché ho fatto parte della prima commissione, diciamo, la storia purtroppo la conosco per intero. Questo è l'atto quinto, diciamo, della riforma delle province, una storia, come ho detto, partita male e finita ancora assolutamente peggio. Molte volte quando abbiamo cominciato questa avventura per le piazze, parlo del Movimento 5 Stelle, uno dei leitmotiv che recitavamo alle persone era il fatto che qui dentro, così come al Parlamento nazionale, foste tutti uguali. Beh, se leggo l'elenco dei capigruppo d'accordo sull'approvazione di questo emendamento e quindi della completa ricezione della legge Delrio, questa ne è una conferma. Leggo appunto i nominativi dei capigruppo: Anselmo Partito Democratico, Di Giacinto PSI, Turano UDC, Lo Giudice Sicilia Futura, Fontana NCD, Falcone Forza Italia, Fazio Gruppo Misto, Di Mauro MPA. Quindi vuol dire che tre quarti del Parlamento, se non la totalità, manchiamo soltanto il Movimento 5 Stelle e la lista Musumeci, sono integralmente piegati e sottomessi alle politiche nazionali del Partito Democratico, che tra l'altro al suo interno non è nemmeno tanto convinto di votare questa riforma, tanto che, voglio dire, qualcuno elemosina perfino il voto segreto al fine di smascherare i propri compagni di partito. Ora è il ballo, diciamo, è il velo, come dice sempre la mia collega, dell'ipocrisia che probabilmente il voto palese potrebbe finalmente squarciare, ed è un gioco al quale poi vedremo se il Movimento 5 Stelle, a seconda delle dinamiche d'aula, vorrà prestarsi oppure no, ma questa è una scelta che faremo ovviamente nel corso di questo dibattito. Ma una cosa è certa: non ci faremo condizionare dalle guerre intestine di un partito che è riuscito a farsi prendere in giro dal signor Renzi, che è venuto a inaugurare una strada che non è mai stata, che non è mai crollata. Per cui, se il Partito Democratico è disponibile a farsi prendere in giro da un tizio non eletto da nessuno, figuriamoci se può trovare unità al proprio interno nel voto di questo emendamento, che ovviamente lascia il tempo che trova e che certamente non può essere condiviso dal Movimento 5 Stelle, che da questo punto di vista voleva sì una riforma delle province. Perché vedete, abolire le province è una parola che vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Voi l'avete interpretata nel senso di cambiargli nome, perché la legge, anche quella tutt'oggi vigente e contro la quale noi abbiamo votato, è una legge che non vuol dire assolutamente nulla, perché è del resto di tutto quello che resta delle province che noi volevamo, come dire, fare una riforma seria. Volevamo dare più poteri ai sindaci, volevamo fare in modo che i territori contigui fossero trattati come fosse un condominio in cui i servizi e non la politica fossero erogati immediatamente ai cittadini. Ma nulla di tutto questo è passato in prima commissione all'epoca, nulla di tutto questo continua praticamente a passare per il Parlamento siciliano, fino a consumare l'ultimo atto qualche giorno fa in prima commissione, con un voto che ancora una volta ha visto una maggioranza molto compatta e coesa, che ha dato uno schiaffo definitivo alle comunità di Gela, di Piazza Armerina, di Niscemi e di Licodia e Ubera, bocciando i quattro disegni di legge che sancivano il definitivo passaggio di questi comuni, i primi tre nella città metropolitana di Catania e l'ultimo nel libero consorzio di Licodia e Ubea. C'è stato risposto nella buona sostanza, perché anche in quella circostanza solo il Movimento 5 Stelle ha votato contro, che nella buona sostanza non poteva farsi altrimenti, perché i cittadini di quelle città al referendum avevano scelto il libero consorzio anziché la città metropolitana. Questo ovviamente non è sostenibile ed è una falsa motivazione, perché nella quarta legge che abbiamo fatto abbiamo obbligato i consigli comunali a ratificare la scelta dei referendum, ma evidentemente la prima commissione è voluta passare sulla testa di questi cittadini e quindi si è cambiato sostanzialmente tutto per non cambiare nulla. Quindi avremo 9 collegi elettorali, perché poi alla fine
la paura dipende proprio, diciamo, dal fatto che i genesi possono entrare nella città metropolitana di Catania e che i catanesi possono concorrere sostanzialmente con i genesi e via dicendo. E null'altro, è un atto, mi pare, di un'evidente codardia che non solo mi lascia, diciamo, basito, ma dà tutto il senso di quanto sia forte l'attaccamento non ai cittadini ma alla poltrona, del quale quest'Aula ha dato ampia dimostrazione, diciamo, nel corso di questi anni. Allora, noi come Parlamento siciliano, l'abbiamo detto più volte da questo scranno, dobbiamo difendere lo statuto siciliano, ma dobbiamo uscire fuori dal cliché autonomista e indipendentista, e del resto Di Mauro, firmando questo emendamento, ce ne sta dando un'ampia, diciamo, lezione. E dello statuto dobbiamo difendere le prerogative dello stesso, prerogative che ci avrebbero consentito di essere avanti lo stesso Stato, cosa alla quale invece noi abbiamo rinunciato e lo stiamo facendo per la quinta volta di seguito. Allora, noi a questo gioco, come ho detto prima, non ci prestiamo, non ci vogliamo prestare, e soprattutto fateci una cortesia: quando girate per le province non dite ai dipendenti provinciali che se domani rischiano di andare a casa è colpa del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle non ha messo mai in discussione 6.000 posti di lavoro, anzi vi dico di più, è la legge Delrio che mette in discussione i dipendenti delle province, i dipendenti delle partecipate delle province, e questo voglio che sia chiaro, netto e inequivocabile, perché siamo francamente stanchi di farvi da parafulmine, per cui questi problemi risolveteveli voi, e se non siete capaci di reagire a Renzi, allora è meglio che lasciate perdere.